Incidente di caccia sulle montagne di Valmala, deceduto un 57enne residente a Piasco. Contagi nelle Sette Sorelle, Alba e Savigliano, sopra i 200 casi, ma rispetto allo scorso anno le ospedalizzazioni sono 10 volte meno. Ponte di Monchiero, ci sono i soldi e il nuovo progetto per la ricostruzione. L'intervento ammonta a 4 milioni di euro. Pallavolo femminile, vincono le ragazze della Bosca San Bernardo Cuneo che battono Bergamo per 3-0. In campo maschile sorridono anche Cuneo e Mondovì. Dalla redazione di Telegranda ben ritrovati, un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo l'edizione di questa sera del telegiornale di Telegranda con una tragica notizia di cronaca che arriva dal territorio della Valvaraita, precisamente da Valmala, sotto il comune di Busca. Questa mattina infatti è avvenuto un incidente di caccia tra il santuario e la borgata Croce Bodone. A morire il cacciatore Emilio Ballatore, un muratore residente a Piasco di 57 anni. Ovviamente la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, sono ancora in corso le indagini, ma sembrerebbe condizionale d'obbligo che l'uomo sia stato raggiunto da un colpo di fucile partito in maniera accidentale da uno dei tre compagni della battuta di caccia. Questa, come detto, la prima sommaria ricostruzione dei fatti, ma quel che è certo è che i compagni di caccia hanno allertato celermente i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari che sono accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Ed ora cambiamo argomento, partiamo ad aprire la nostra pagina sanitaria con i dati che ci arrivano come sempre dalla Regione Piemonte per darci il quadro della situazione a livello regionale e provinciale. Li vediamo con l'aiuto della grafica a partire dai decessi. Stanno arrivando. In Piemonte se ne registrano 6 di nuovi, nessuno in provincia di Cuneo. Per quanto riguarda i contagi, quelli nuovi a livello regionale sono 1.227, un numero particolarmente elevato, 154 quelli nuovi in Granda. Veniamo ai guariti, sono 609 quelli registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, 62 invece quelli nelle ultime 24 ore in provincia Granda. E chiudiamo con i ricoverati, c'è un nuovo piemontese in più in terapia intensiva, 31 persone in più sempre nella nostra regione in terapia non intensiva, 580 persone in più in isolamento domiciliare, il tutto a fronte di 50.228 nuovi tamponi effettuati. Abbiamo visto la situazione a livello regionale, ora vediamo nel prossimo servizio il dettaglio della situazione dei contagi e dei positivi nelle Sette Sorelle della Granda. Alba e Savigliano in particolare superano i 200 contagi. Analizziamo poi sempre nel prossimo servizio la situazione a livello regionale facendo un raffronto con la situazione di un anno fa. E il dato che salta maggiormente all'occhio è la diminuzione delle ospedalizzazioni che sono quasi 10 volte meno. Così come a livello nazionale, anche in provincia di Cuneo tornano a crescere i contagi da coronavirus. Stando ai dati riportati dalla mappa della Regione Piemonte alle 18 di lunedì 13 dicembre, Cuneo conta 164 positivi, Alba 223, Savigliano 206, 165 contagi a Fossano e 123 quelli di Mondovì. Più contenuto il numero di positivi a Bra, a quota 88, e a Saluzzo, a quota 40. Ampliando però lo sguardo a livello regionale e analizzando il numero di contagi nella settimana dal 4 al 10 dicembre, 8.273 casi, questo è pressoché identico allo stesso periodo del 2020, con una differenza però importante. Oggi le ospedalizzazioni sono quasi 10 volte meno, 40 posti occupati di terapia intensiva contro i 341 dello scorso anno e 455 posti letto ordinari rispetto ai 4.200 della stessa settimana del 2020. La percentuale di positività sui tamponi eseguiti adesso è del 2,2% contro l'8,2% da allora. Una differenza ancora maggiore si evidenzia sulla mortalità, passata dai 457 decessi di allora ai 12 della settimana appena trascorsa. Questi numeri, dicono il governatore della regione Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Icardi, confermano il valore della campagna vaccinale, che pur in una situazione di incremento nazionale dei contagi permette al Piemonte di continuare a restare in zona bianca e di contenere le conseguenze del virus. Il massimo sforzo è ora continuare a correre per alzare la copertura dei richiami.
Oltre che ai lavoratori, la Regione Piemonte ha deciso di estendere agli studenti dai 12 ai 18 anni la possibilità di effettuare tamponi gratuiti nei 15 giorni che trascorrono tra la prima dose e l'invio del Green Pass. In questo modo gli studenti possono salire sui mezzi pubblici del trasporto scolastico. E a proposito di vaccini, andiamo a Savigliano perché il centro vaccinale della Crusaneira cerca altri volontari. Quelli attuali sono infatti sottoposti a turni molto duri, molto stringenti e dunque necessitano di essere rimpiazzati più frequentemente. Per motivi di copertura assicurativa, spiega il sindaco della città Giulio Ambrogi, i volontari devono necessariamente essere membri di un'associazione di volontariato. Dunque chi volesse prestare gratuitamente la propria opera di servizio presso il centro vaccinale può contattare un'associazione di volontariato e gli verranno dati tutte le indicazioni in merito. Grazie di cuore per la vostra disponibilità e generosità fin da questo momento, dice il sindaco di Savigliano, Giulio Ambrogio. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di infrastrutture della nostra provincia, in particolare del ponte di Monchiero. Ci sono buone notizie in arrivo perché ci sono infatti i soldi e il nuovo progetto per la ricostruzione dell'opera, un intervento che ammonta circa 4 milioni di euro. Vediamo. Un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato per far ripartire i lavori di ricostruzione del ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro lungo la provinciale 159 tra Benevagenna e Monchiero. E questo è il contenuto del decreto del presidente della provincia Federico Borgna, che prevede un investimento di 4 milioni di euro finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Il progetto deve essere riapprovato perché il precedente, mai finanziato, risale ormai ad una decina d'anni fa. Occorre dunque riattivare l'iter espropriativo ormai decaduto ed adeguarlo alle nuove normative tecniche e ai nuovi prezzi. I cedimenti strutturali alle fondazioni della pila di sponda sinistra del ponte risalgono ad alcuni anni fa, quando dopo le piogge del giugno del 2010 si era verificato il collasso della pila e il conseguente crollo delle prime due campate in sponda sinistra del ponte, poi chiuso al transito per l'innalzamento del livello del fiume Tanaro al di sopra dei livelli di guardia. La ricostruzione del ponte prevede quindi una progettazione particolarmente complessa, perché la struttura è situata in un'area molto interessata dall'alluvione che accade nell'autunno del 1994. L'ufficio tecnico della provincia di Cuneo, in particolare la sezione di Mondovì, ha redatto il nuovo progetto di fattibilità che prevede la ricostruzione del ponte sul Tanaro tramite la demolizione delle spalle ancora esistenti e la loro ricostruzione su fondazioni profonde. In particolare si è ipotizzato un impalcato misto acciaio calcestruzzo costituito da tre campate con luci di calcolo per una lunghezza totale di 98,80 metri. La sezione trasversale è caratterizzata da una larghezza complessiva di 13,40 metri, con due corsie, una banchina e due marciapiedi ad uso ciclopedonale. E per la cronaca, un funzionario della filea CGL cuneese è stato aggredito e picchiato durante il suo lavoro quotidiano in un cantiere di Alba. L'aggressione ha avuto delle conseguenze gravi, infatti il pronto soccorso di Verduno ha certificato una prognosi di 20 giorni. Un atto gravissimo, commenta il sindacato, la CGL e la filea CGL non si faranno intimorire e continueranno la loro azione in difesa del lavoro e dei lavoratori. Proseguiranno a denunciare tutte le situazioni di sfruttamento e di lavoro nero. Scusate. Naturalmente ribadiscono le segreterie provinciali, la CGL e la filea sono fiduciosi del lavoro della magistratura e sono convinti che i colpevoli di questo atto criminale saranno perseguiti nel modo adeguato, individuati e processati. Cambiamo argomento, è stato presentato nella giornata di sabato presso l'Istituto Salesiano di Fossano il progetto Spazio al Gesto promosso da Daniele Cassioli. Daniele Cassioli è uno sciatore nautico e fisioterapista cieco dalla nascita. Ha conquistato, pensate, 25 titoli mondiali e 25 titoli europei, 41 titoli italiani. L'iniziativa è in collaborazione con il Centro di Riabilitazione Visiva dell'ASL Cuneo 1, Atletica 75, Comune di Fossano e Unione Italiana Ciechi di Cuneo. Ora scopriamo di cosa si tratta questo progetto. Essere oggi qui a Fossano per me è una grande soddisfazione. Questi bimbi sono un po' ciò che io fui anni fa e sono convinto che lo sport possa essere un grande strumento per la loro crescita. Sono molto contento di avere l'ASL, il centro di riabilitazione visiva accanto, perché è una prassi fondamentale. Questi centri intercettano le storie di queste famiglie, di questi bimbi, ed è importante che a queste famiglie e questi bimbi lo sport venga presentato e venga presentato presto, perché attraverso lo sport si possa sviluppare anche una personalità, insomma una consapevolezza
consapevolezza che aiuti questi ragazzi anche a farsi valere nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni, nel costruirsi una famiglia e perché no magari anche nel diventare i campioni che applaudiremo nel domani. Il progetto prevede la partecipazione di 12-14 bambini, si svolgerà a cadenza settimanale tutti i sabati mattina per circa 2 ore, fino a fine marzo saremo presso la palestra dei Salesiani, mentre da fine marzo a fine scuola abbiamo la concessione della pista di atletica dell'Atletica 75. È volto a migliorare la qualità di vita e per far emergere quelle competenze che sono utili in tutte le attività, sia alla scuola che lavorative. È arrivata tutta una serie di bimbi e di famiglie che non avevo mai visto arrivare in pista, e siccome a me piace pensare che la pista di atletica sia un po' la casa di tutti qui a Fossano, vedere arrivare un pezzo nuovo di famiglia è stato un piacere. Abbiamo deciso di organizzare un convegno online, un webinar, invitando imprenditori, professionisti, e c'era la possibilità di donare un contributo proprio a questa iniziativa, e ci fa piacere che siamo riusciti a contribuire ad aiutare questo progetto. Soprattutto ringrazio tutti i volontari, tutti i medici, tutti di chi si sta occupando di queste famiglie. Oggi, nell'ambito della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 del Politecnico di Torino, sede di Mondovì, è stato firmato un importante accordo tra lo stesso Politecnico e il MIAC, il mercato ingrosso alimentare di Cuneo. Il protocollo sancisce l'avvio di una collaborazione per individuare strategie e supportare l'innovazione tecnologica e la crescita delle competenze nel settore agroalimentare e di filiera della nostra provincia. Considerando poi che il MIAC è il soggetto gestore del Polo Agri-Food della Regione Piemonte. L'accordo con un ateneo prestigioso come il Politecnico di Torino rappresenta un atto importante per la nostra società, che ha posto al centro l'innovazione, commenta il presidente del MIAC, Marcello Cavallo. La partnership, finalizzata a favorire lo sviluppo tecnologico nel settore agri-food, si concretizza con il trasferimento dei laboratori del polo presso la sede di Mondovì, con l'obiettivo di implementare insieme nuove tecnologie a beneficio delle imprese e del nostro territorio. Cambiamo argomento, andiamo a Cuneo per parlare di Illuminatale, l'illuminata in versione natalizia che accenderà e illuminerà le vie del capoluogo della Granda fino al prossimo 6 gennaio. Tanti appuntamenti e tante installazioni luminose che già sembrano aver conquistato il cuore dei cunesi. Vediamo. Ha preso il via nel giorno dell'Immacolata ed ha già illuminato a dovere il capoluogo della Granda tra colori, luci e magia natalizia. È Illuminatale, l'illuminata in versione natalizia, che accenderà le vie di Cuneo fino al prossimo 6 gennaio. Organizzata dall'associazione Comitato Cuneo Illuminata, in collaborazione con il Comune di Cuneo e il Festival Mirabilia. I primi eventi, dal funambolo che ha aperto le danze alle Modizzonans, spettacolo musicale acrobatico sospeso, hanno registrato un'ottima affluenza di pubblico, tutto col naso all'insù. Pubblico che in queste sere, al calare del sole, può apprezzare luci luminarie installate in diversi angoli della città di Cuneo. Dal grande albero in piazza Galimberti, proprio intorno alla statua di Barbarù, agli archi stellati in via Roma. Dal grande Babbo Natale in piazza Europa, fino alla cometa e la sfera natalizia in corso Dante. Se il programma per la sera di Capodanno è stato modificato e ridimensionato per la situazione sanitaria, le tante iniziative in calendario proseguono, così come proseguono gli eventi di circo contemporaneo e teatro urbano con compagnie di fama internazionale. L'acrobazia aerea, solo per citare un appuntamento, il più vicino all'orizzonte, saranno al centro del momento in programma per sabato 18 dicembre. Alle 18.30 e alle 21, sulla facciata del Palazzo della Provincia in Corso Nizza, la compagnia di danza verticale Linea d'Aria si esibirà nello spettacolo Dream Swimming. 4 danzatori, nuotatori, si caleranno lungo i muri per dar vita a un'insolita esperienza, quella del nuoto aereo sincronizzato. Tante componenti, insomma, di un vestito scintillante che Cuneo sta indossando in queste feste e che i cuneesi sembrano gradire. E proprio nell'ambito della manifestazione Illuminatale, siamo sempre a Cuneo, gli Stati Generali del Mondo del Lavoro e Risorse SPA, in collaborazione con il Comune di Cuneo, organizzano Illumina Job. Da martedì 14 a giovedì 16 dicembre presso il municipio, consulenti, webinar e aziende saranno a disposizione per aiutare i più giovani nella ricerca del lavoro.
Durante la 3 giorni i ragazzi avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro del nostro territorio e avere una consulenza sulle modalità con cui presentarsi alle aziende. L'evento prenderà il via martedì 14 dicembre alle 10 con l'incontro con le istituzioni. Alla mattinata prenderà parte anche il ministro del nostro territorio, Fabiana Dadone. Vi proponiamo ora l'intervista a un noto personaggio televisivo, un giornalista volto dell'informazione Mediaset di Rete 4, in particolare Paolo Del Debbio. Lo ha intervistato il nostro direttore Daniela Bianco e ai microfoni di Telegranda ha parlato di diversi argomenti di attualità e anche della sua ultima fatica letteraria, Le 10 cose che ho imparato dalla vita. Ascoltiamolo. Diamo il benvenuto a Paolo Del Debbio, noto giornalista, saggista, conduttore TV, insomma potrei fare un elenco lunghissimo, anche docente universitario, un collega autorevole che si è collegato con Telegranda proprio per raccontarci un po' il suo percorso anche professionale e in particolare come saggista, perché è uscito da poco un nuovo libro di Paolo Del Debbio e non è certo il primo, ma questo è, non diciamo autobiografico, però racconta alcune pillole della sua vita e ha dato un titolo molto accattivante, Le 10 cose che ho imparato dalla vita. Ecco, Paolo, benvenuto. Grazie molto dell'invito. Grazie. Noi vorremmo innanzitutto sapere di queste 10 cose che magari poi approfondiremo nell'intervista, qual è quella che secondo te è stata determinante nella tua vita? È quella legata alla mia famiglia, che mi ha insegnato, venendo da una famiglia di origine contadina molto semplice, in un quartiere molto popolare, senza, insomma, non abbiamo sofferto la fame mai, i miei genitori sì, ma io no, e però insomma veramente eravamo all'essenziale, e la cosa che mi hanno insegnato è essere felici con poco, cioè che, avendo loro vissuto il dramma della guerra, della fame, il mio papà della deportazione in un campo di concentramento, e il loro esempio era quello che si era contenti di quello che si aveva, si poteva aspirare ad altro, non erano delle persone pessimiste sulla vita, anzi amanti della vita, però quello che c'era si doveva rispettare. A casa nostra non era possibile lasciare qualcosa nel piatto. Ecco, quindi si badava molto all'essenziale, l'essenziale per la vita. La sera, se rimane male. Ecco, tu che spesso sei anche a contatto con i giovani all'università, sì. Secondo te i giovani oggi badano un po' meno all'essenziale? No, allora, per quelli che ho incontrato, le mie esperienze naturalmente, che è stata, ma insomma, quelli che ho incontrato io, ho trovato delle persone anche molto aperte, molto disponibili a capire, eccetera. Il problema di oggi è che è questo attrezzo qui, e quello cui siamo ora noi collegati, cioè è immergersi in una realtà virtuale sempre di più a scapito della vita reale. Ecco, il passaggio che avete appena ascoltato è solamente parte di un'intervista più ampia che potrete vedere nella sua completezza al termine del telegiornale nella nostra rubrica Parliamo con. Cambiamo argomento, apriamo la pagina sportiva ricca come di consueto ogni lunedì e l'apriamo partendo dallo sci, perché nel weekend erano in programma 2 gare di Super G di Coppa del Mondo a St. Moritz, in cui la nostra Marta Bassino ha ottenuto 9° e 8° posto, risultati positivi se si considera che non si tratta delle specialità dell'atleta di Borgo San Dalmazzo che dà il meglio di sé nel gigante. Nella prima gara di sabato Marta ha chiuso in 9ª posizione, mentre nel trionfo dello sci italiano di domenica, con la prova vinta da Federica Brignone davanti ad Elena Curtoni, la borgarina si è piazzata all'8° posto. Sempre lo sport, ma passiamo alla pallavolo femminile di serie A1. È arrivata un'altra bella vittoria per la Bosca San Bernardo Cuno, che ha confermato il buon momento di forma che sta vivendo e si è imposta nettamente in casa per 3-0 contro Bergamo, una vittoria che va dell'8° posto in classifica. Ascoltiamo.
Bella, aggressiva e finalmente senza passaggi a vuoto. Nel match interno contro Bergamo, la Bosca San Bernardo Cuneo confeziona una delle prestazioni migliori della stagione, approfittando anche di una serata da dimenticare della formazione lombarda. Il risultato è un 3-0 netto e mai in discussione per le Gatte, che ottengono la seconda vittoria consecutiva e si prendono 3 punti importantissimi in ottica Coppa Italia, agganciando l'ottavo posto ora da difendere nelle ultime 2 partite del girone di andata. Aggressive fin dalle prime battute, le cunesi hanno subito fatto capire all'avversario che aria tirava, senza mai abbassare il livello di attenzione, come invece era accaduto spesso e volentieri in questa prima parte di stagione. I primi 2 set sono scivolati via senza problemi, con la Bosca in pieno controllo e mai impensierita da Bergamo. Un po' più di partita c'è stata nel terzo parziale, ma dopo aver fatto avvicinare le ospiti fino al -1, nel finale Cuneo è tornata ad alzare il livello, chiudendo la pratica in 3 set. Ottima la prestazione corale delle Gatte, orchestrate dalla lucida regia di Capitan Signorile, ma questa volta la scena se l'è presa Federica Squarcini, che ha chiuso con 11 punti ed il premio di miglior giocatrice del match. Siamo contenti, questi sono 3 punti d'oro, valgono per la classifica, valgono per l'entrata in Coppa Italia, era questo il nostro obiettivo, vincere davanti al nostro pubblico, portare a casa questa partita che per noi è molto importante. Veniamo comunque da una partita contro Casalmaggiore che abbiamo vinto, quindi siamo positivi e siamo molto contenti. Dobbiamo continuare così, dobbiamo pensare subito e lavorare da inizio settimana alla prossima gara contro Perugia, che sarà molto importante anche quella, portarla a casa comunque davanti al nostro pubblico, e niente che dire, siamo soddisfatti del nostro lavoro. Sicuramente le prestazioni, a parte l'episodio della prima partita di campionato, non erano mancate mai. Erano state forse latitanti un po' i punti in classifica, ma perché abbiamo affrontato consecutivamente le 4 squadre più forti del campionato, quindi malgrado delle buone prestazioni abbiamo raccolto solo qualche punticino. Adesso avere continuità anche nei punti, questi 6 punti che abbiamo raccolto in queste 2 partite, sicuramente aiutano anche il morale a lavorare più sereni, quindi era quello che ci serviva probabilmente per continuare il percorso in tranquillità, e molto bene così. Questa è la seconda del trittico di partite che ci siamo imposti di giocare per vincerle tutte, perché sono partite fondamentali per la classifica e ci servono assolutamente, e oggi abbiamo giocato un'ottima partita, aggressive fin da subito, e questa è stata secondo me la chiave che non ha permesso loro di esprimere il loro gioco, quindi siamo state in comando della partita tutto il tempo e sono molto contenta. Restiamo alla pallavolo, ma ci spostiamo in ambito maschile. Weekend molto positivo per le formazioni della Granda che militano nel campionato di Serie A2. Cuneo si imposta per 3-1 su un campo complicato come quello di Lago Negro, ma anche Mondovì sorride perché ha conquistato una vittoria preziosa al tie break contro Brescia. Prova di forza della Bamacqua San Bernardo Cuneo, che dopo aver attraversato un periodo negativo caratterizzato da 2 KO consecutivi si è rimessa a correre forte, cogliendo 2 successi da 3 punti nel giro di pochi giorni. Dopo la vittoria casalinga di mercoledì contro Siena, la squadra di Serniotti si è ripetuta sul campo di Lago Negro in provincia di Potenza, in una trasferta dalle 1000 insidie di fronte alla formazione degli ex Pistolesi e Bonò. Botta e risposta in avvio, un set per parte ed il terzo a fare da spartiacque, con il capolavoro dei cunesi che sotto per 21-16 hanno trovato la forza per la rimonta ed il sorpasso, realizzando un parziale incredibile e andandosi a giocare il set in un finale da brividi in cui alla fine l'hanno spuntata per 29-27. Dominato poi il quarto parziale, che ha consegnato a Botto e compagni 3 punti utili per agganciare il quarto posto di una classifica cortissima. Sono molto soddisfatto del risultato e della prestazione della squadra. Credo che forse oggi abbiamo giocato la miglior partita di quest'anno su un campo difficile contro Lago Negro, che era in un periodo positivo. E abbiamo fatto, secondo me, molto bene, soprattutto nella fase in cui eravamo noi in battuta, lavorando bene muro, difesa, e insomma, a parte qualche passaggio vuoto del set perso, che ci sta perché loro lì veramente hanno preso ritmo e attaccato molto bene, credo che insomma siamo stati sempre in campo con attenzione, con efficacia.
Può sorridere anche il VBC Synergy Mondovì che nel match casalingo contro Brescia conquista la seconda vittoria consecutiva, importantissima, in chiave salvezza. I monregalesi, dopo un ottimo primo set, sembravano essersi smarriti, ma sotto per 2-7-1 hanno avuto la forza di rientrare in partita, portando il match al tie break, dove hanno dominato fin dall'inizio, ottenendo due punti fondamentali per la classifica. A proposito di pallavolo, una sintesi dell'incontro tra Lago Negro e Cuneo andrà in onda questa sera alle 21 su Telegranda. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di calcio, vedendo i risultati delle squadre della Granda nei principali campionati. In Serie D, vittoria del Bra che si è imposta di misura per 1-0 sul campo della RG Ticino. In coda perdono in casa sia il Saluzzo che il Fossano. I marchionali sono stati sconfitti per 1-0 dal Chieri, mentre per i fossanesi KO 3-0 contro la capolista Novara. In eccellenza turno di riposo per il Cuneo, che vede accorciarsi il vantaggio sulla seconda. L'Acqui ora distante 4 lunghezze dai biancorossi dopo il successo per 2-0 sul Benarzole. Vince l'Alba Calcio per 2-0 nel derby con il Moretta, pari spettacolare invece per Teatrè nell'altro derby tra Prodonero e Albese. Successo interno infine per 1-0 del Centallo sul San Domenico Savio. Ed ora in chiusura parliamo di noi e dell'iniziativa che Telegrand ha lanciato nel corso di queste festività, ovvero l'invito ad inviarci le foto e le immagini dei vostri alberi di Natale, dei vostri presepi, in generale momenti di come trascorrete queste festività. Vi invitiamo ovviamente ancora ad inviarcene altre, avete già risposto molto bene, ora vediamo alcune delle foto che ci avete inviato. Ecco, le modalità le avete viste, vi invitiamo a continuare a mandarci queste immagini, le trasmetteremo nei nostri telegiornali e le caricheremo sui nostri social. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per aver scelto la nostra informazione, l'appuntamento alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci.